Stefano Trillini, la Emma Villa Siena si sta allenando e preparando per la prossima gara di campionato. Sarà l'ultima di regular season a Santa Croce sull'Arno, ultima giornata fondamentale per vedere quella che sarà la griglia in vista dell'inizio dei playoff. Santa Croce in un buon momento di forma, anche l'ultima partita contro Grottazzolina, hanno giocato un'ottima gara, stavano vincendo 2-0 in casa della capolista. Insomma, cosa dire e cosa pensi della formazione toscana? Ma sicuramente sarà una partita difficile perché Santa Croce è molto preparata, e è ottava in classifica, quindi è abbastanza forte nonostante è partita male all'inizio del campionato, quindi questo dimostra che è una squadra molto temibile e poi soprattutto in questa fase del campionato sta giocando bene, quindi dobbiamo andare concentratissimi perché per noi sì, non cambia la vita arrivare secondi o terzi, ma sicuramente è importante. Mentre loro giocano forse più liberi mentalmente perché essendo già fuori dai playoff non si giocano niente di importante e si sa, quando uno gioca libero mentalmente esprime sempre la miglior pallavolo, quindi... Un match importante per la classifica, come dicevi, Siena può arrivare seconda o terza, ma anche per dare un segnale, no? In vista dell'inizio dei playoff, visto che questa è l'ultima partita della regular season. Ma sicuramente, anche perché i playoff si giocano dopo 3 giorni, quindi arrivare con il giusto slancio, giusto umore, con una vittoria è fondamentale. Se ovviamente se si perde 3 giorni prima dei playoff non è facile affrontare gara 1, anche se ovviamente poi è tutto diverso, però sicuramente dobbiamo vincere, dobbiamo affrontare al meglio questa gara per prepararci bene ai playoff. La squadra si sta preparando, l'ultima partita in casa ha conquistato, avete conquistato una bella vittoria contro Portoviro per 3-1, ora la partita domenica a Santa Croce e poi mercoledì subito si inizia con i playoff, quindi tanti impegni ravvicinati, si entra nella fase calda della stagione, come vi state preparando a questo momento? Sì, ora diciamo arriva il bello del campionato, e è una fase molto delicata, però noi continuiamo a lavorare in palestra sempre, tutti i giorni, sia parte fisica che tecnica. Ovviamente abbiamo allentato un po' perché poi giocando ogni 3 giorni le energie fisiche sono quelle che sono, quindi vanno un po' gestite, però soprattutto mentalmente siamo molto concentrati e guardiamo avanti all'obiettivo. Come valuti il momento della squadra? È arrivata appunto, come dicevamo, questa vittoria con Portoviro. Le ultime gare insomma sono state molto positive da un punto di vista di risultati e anche di gioco che avete mostrato. Ma secondo me stiamo andando bene, come dicevi tu, abbiamo fatto una bellissima prestazione contro Portoviro. Le altre partite anche prima, magari non sono arrivate tutte vittorie secche, però abbiamo giocato bene secondo me, quindi direi questo avvicinamento per ora lo valuto bene, poi vediamo i playoff.